Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Frogheri di Nuoro per assistere alla quinta giornata del campionato di eccellenza tra l'Anurese e il Bosa. Salvatore Carboni, che è schierato anche con la maglia numero 11, ma siede in panchina per un problema al ginocchio. Si parte, primo pallone giocato dalla formazione ospite di Roccuzzo in ripiegamento difensivo. Ancora il lancio lungo per Vinci, che è più veloce di Leda. Va Vinci all'interno dell'area di rigore, defilato sulla destra, prova il destro e c'è il gol dell'Anurese con il numero 9 Vinci, che prova il destro incrociato sul palo lungo e arriva il vantaggio. Minuto numero 18 e 50 secondi, Anurese 1, Bosa 0. Ancora Cocco, Peana la spizza, c'è il gol, il raddoppio dell'Anurese con Peana postato sul primo palo che manda a vuoto il tentativo di Akenza. C'è il raddoppio, minuto numero 28 sul cronometro, arriva il gol per Andrea Peana. In ritardo Tuccio, ma sbaglia il controllo completamente il numero 3 Soru. Ancora Tuccio, il cross, Vinci di testa, c'è il salvataggio sulla linea. Calciando già battuto, pallone al limite, la conclusione sul fondo. Calcio di punizione battuto velocemente De Murtas, c'è la conclusione, il gol di Stefano De Murtas per il 3-0 sul passaggio intelligentissimo di capitan Fabio Cocco. Il terzo gol della Anurese che chiude questo primo tempo. Copera Tuccio, lancio lungo, può arrivare Bulla in velocità, è più veloce della diretta avversaria. Ancora Bulla dentro la di rigore e c'è il gol per il numero 7 Bulla, che porta a 4 le marcature. Ancora Cocco, il palleggio dentro la di rigore, poi prova il sinistro, pallone toccato da Akenza. Palla al limite, il sinistro, pallone dentro, arriva Dettori in posizione regolare, c'è l'intervento ottimo di Manfredi. Adesso Cocco dalla distanza di Ivan Cabiddu, adesso lancio lungo dove Vinci mette giù la sfera, c'è il fallo. C'è il fallo di Ongania. E c'è il rosso per Ongania, doppio giallo. Adesso Bulla, pallone dentro, Fabio Cocco ancora per Bulla. La finta di Bulla con la destra, prova il sinistro, pallone che inquadra la porta. Parte Fabio Cocco, pallone che gira con Calderaro che calcia in profondità. Adesso c'è il fallo di Pischeda. Doppio giallo anche per il capitano Ledda. Arriva il rosso e arriva anche il triplice fischio senza recupero di questa quinta giornata del campionato di eccellenza, con la vittoria della Anurese per 4-0 sul Bosa.